Beh, la prima cosa che devo chiederti necessariamente dopo 7 mesi in cui hai guardato gli altri giocare, che cosa significa per te, significato rientrare, che emozioni hai provato e poi tra l'altro il caso ha voluto, o forse non il caso, questo me lo direi tu, che sei rientrato proprio nella tua città, nel tuo campo. È stata sicuramente, beh, guardare i miei compagni è stata una sofferenza, però adesso rientrare è una grande emozione, bisogna rimanere concentrati e lavorare sodo perché rientrare dopo tutti questi mesi non è semplicissimo, devo ancora riprendere bene tutti i timing eccetera. E no, il caso mi ha fatto tornare contro Cassano e è stata una partita così, ho giocato poco giustamente e adesso spero solo di dare una mano ai miei compagni e di giocare il più possibile. Facendo un salto proprio alla partita e una panoramica sulla partita, Cassano era forse, magari tu li conosci più da vicino e li senti più spesso, un po' arrabbiato dopo il pareggio perché era stato proprio il primo punto del Campus Italia in Serie A Gold proprio contro una squadra peraltro attrezzata, una squadra che giocherà la Coppa Italia, quindi ha voluto mettere le cose in chiaro, ecco, nella partita in casa loro. Bah, questo non lo so, però sicuramente volevano vincere come tutti, hanno giocato secondo me una buona partita, noi abbiamo fatto qualche errore di troppo e purtroppo è andata così, ma siamo contenti, adesso l'importante è fare bella figura contro Brixen, che è una delle squadre più forti e più in forma del campionato. Dal tuo punto di vista, da qui alla fine della stagione, quali sono i tuoi obiettivi personali, visto il rientro comunque da un lungo periodo di stop? Beh, i miei obiettivi sono sicuramente quello di ricominciare al massimo, di impegnarmi come sempre e riprendere tutti i timing, riprendermi anche fisicamente e migliorare al massimo. In chiusura, visto che hai osservato, hai avuto modo di osservare i tuoi compagni giocare, 5 punti in classifica, qualche partita in cui abbiamo forse lasciato qualche punticino per strada, qual è il tuo bilancio? Hai avuto modo di osservare comunque da vicino tutte le partite? Beh, sicuramente qualche punto che potevamo rimediare non è stato preso, però come esordio in Serie A Gold secondo me non sta andando male, bisogna continuare a lavorare, non siamo qui per vincere ma siamo qui per migliorare, però ovviamente essendo sportivi quando entri in campo la prima cosa che puoi fare è vincere, quindi ci impegneremo e vedremo come va.